Questo tono di voce che sto usando si chiama soft spoken e fra pochi minuti invece lo trasformerò in funziona. Beh, in realtà il titolo è abbastanza esplicativo. Ti sfido a non addormentarti durante questo video. E se vedrai che stai prendendo sonno, dimmi anche in che punto del video. Sarebbe interessante per me. Bene. Prima di iniziare con il video, come sarà strutturato. All'inizio di questo video, cioè appunto questa parte di introduzione, e andrò anche a rimuovere un pochino i pensieri, fare un paio di via i pensieri, un po' di per poi passare a due o tre, devo ancora decidere, suoni veramente rilassantissimi che ti faranno chiudere gli occhi. Infine ti offrirò una tisana. Un countdown in and out con un po' di brushing a camera per farti definitivamente chiudere gli occhi e poi una buonanotte. Questo è il programma di oggi, spero davvero ti piacerà. Ti ricordo prima anche di seguirmi su Instagram, mi trovi come chiara.smr, e direi che possiamo cominciare con il mio pensiero. Funziona. Io voglio, prima di farti addormentare, provare a rimuovere almeno un paio di pensieri che ti frullano per la testa e che non ti permettono di riposarti a dovere. Quindi cosa devi fare? Devi portarmi questi pensieri qui, verso la fronte. Devi avvicinarli a me in modo che io possa, con le mie mani, come se fossero calamite, cercarli, prenderli e toglierli via. Mettimi il primo pensiero qui in modo che io lo possa prendere facilmente. Hai fatto. Scretolo via, via. E adesso che è polvere, lo soffio via, via. Ancora una volta, quindi mettimi i tuoi pensieri qui in modo che io possa prenderli facilmente. Ok, fantastico.
Adesso per sciogliere ancora di più questi pensieri, eseguirò un po' di un'altra cosa che voglio fare, l'ultima, che riguarda i pensieri. Voglio fare un movimento particolare che vi sto ingrisolando, che è bad dreams, bad dreams, go away, good dreams. Adesso che la tua testa è preparata al sonno, abbassa un pochino il tono di voce. Eccolo, l'amato sussurro. E il primo suono che vi faccio ascoltare è quello dell'astuccio.
Oh my.